In contatto telefonico con il direttore della BCC Aquara, Antonio Marino. Allora, direttore, sappiamo che la BCC Aquara ha strutturato un mutuo in grado di soddisfare diverse esigenze per svariati target. Di che cosa si tratta? Si tratta del mutuo Jolly, un mutuo che ha come sottotitolo Per tutto, per tutti, cioè un mutuo che serve per tutte le persone, indipendentemente se persone fisiche o persone giuridiche, e per qualunque esigenza. È un mutuo molto flessibile, nel senso che ha un tasso molto agevolato, è massimo a 5 anni se non sbaglio, è massimo 30.000 euro, per cui questo mutuo Jolly, cioè non più come si faceva un tempo il mutuo per la bicicletta, quello per la casa, quello per il frigorifero, insomma, no, uno per tutti, cioè è sbagliato mettere tanti paletti, insomma, noi facciamo. L'importante, noi l'abbiamo detto anche nello slogan di quest'anno, la nostra banca quest'anno vuole fare più prestiti alla clientela, quindi il Jolly è indicato, no? Bene, in una recente intervista ha parlato della BCC di Aquara come la banca più prossima ai clienti minori, agli scartati, per usare un'espressione di Papa Francesco. È vero, perché noi siamo la banca dove il prestito medio alla clientela è di 22.000 euro. Noi l'abbiamo detto anche in assemblea, adesso che abbiamo approvato il bilancio, abbiamo fatto vedere una tabella dove si vedeva chiaramente che l'82,5% dei prestiti della banca sono di importo, parliamo di accordato, quello che ho detto prima è l'utilizzato, ma il fido accordato nell'82,5% dei casi è inferiore a 50.000 euro. L'attenzione è tutta concentrata sui piccoli clienti, i piccoli clienti che non sono i clienti piccoli, quelli scartati, quelli che se entrano in un'altra banca difficilmente si firmano a dargli retta, insomma, no, perché sono piccoli, perché invece la filosofia nostra è stata sempre quella di voler fare 10 mutui da 10.000 euro anziché uno da 100.000. Ci vuole anche più lavoro a farne 10, però preferiamo farne 10 e non uno da 100. Insomma, questa è da sempre la filosofia della nostra banca. Fino ad oggi le cose sono andate bene, diciamo che è stata una filosofia vincente, per cui non vogliamo certo abbandonarla adesso.